deve succedere mai più che colpisca un agente né un altro membro dell'amministrazione. Isolamento! Tu come stai? Non riesco a capirlo. Bene. Male. Riusciremo a far luce anche su Umberto e Mide. Ci sono pochi film che hanno parlato di questo.
questo e a me sembrava interessante anche, diciamo, uno dei motivi che mi ha spinto a fare questo film, anche questo, cioè siccome sono uomini e donne come tutti noi, non capivo perché dovessero essere così colpiti da questo stigma sociale. E, ecco, poi perché ho fatto questo film, perché era Armida di Ferrere, beh, credo che appunto, innanzitutto perché si tratta proprio di una donna, è una donna che in un mondo, in un contesto che è ancora più della società italiana, è la società italiana al quadrato, al cubo, per quanto riguarda il maschilismo e la difficoltà con cui accetta la donna nel suo interno. È un po', però poi ho fatto film, documentari, insomma, sono spesso occupato di minoranze, immigrazione, e credo che un po' tutti i problemi sociali che cerchiamo di affrontare non potranno trovare soluzione finché effettivamente la società italiana non dà il posto giusto, il riconoscimento giusto alla donna, e credo che appunto affermarsi nel mondo del carcere è ancora più difficile che non ancora nel resto della società. Armida di Ferrere aveva la personalità per farlo, era una donna appunto, chi l'ha visto il film, chi lo vedrà, insomma, capirà quanto può essere anche forte e fragile al tempo stesso, però effettivamente si è riuscito ad affermare, ha ricevuto molta stima, per una serie di motivi si è occupata delle carceri più difficili, e il film alla fine si concentra su questo, si concentra proprio su di lei, si concentra sulla sua figura, il carcere, tutte le sue complicazioni, tutti i suoi problemi. Sono sullo sfondo, sono accennati, poi vedete la versione tutta. In realtà, se aveste visto la versione lunga, quella da 3 ore, avreste visto anche molti più problemi del carcere, anche per la tossicodipendenza vengono raccontati di più, però siccome si poteva portare il film di 3 ore al pubblico, vedete questa versione ridotta, intensa, condensata, appena di un'ora e 50. Comunque non si sente. Ecco, diciamo, detto questo, non voglio allungarmi più di tanto perché abbiamo la fortuna generalmente di avere Valeria qui ad Ancona, e quindi credo di aver fatto un'introduzione. Visto che no, voglio dire, ho detto che il film si concentra soprattutto sull'umanità del personaggio principale, cioè che tutto il mondo, il problema del carcere, per mia scelta, viene visto dagli occhi di Armida, viene scelto deliberatamente di pensare, di seguire, di stare addosso a lei e seguire soprattutto i suoi sentimenti, quello che erano le sue aspirazioni, finché doveva aspirare ad avere una vita normale, e quello che poi è successo invece del resto degli anni che sono venuti dopo l'assassinio del suo compagno. Quindi credo che sia giusto a questo punto lanciare la palla a Valeria, visto che appunto, come detto, il film si concentra su Armida di Ferrere. Vale.